Coop Liguria festeggia i 70 anni, ma in questa celebrazione guarda sia la sua storia, ma guarda anche avanti con questo bando che guarda le nuove imprese e ai giovani. Sì, abbiamo deciso nel programma di celebrazione di considerare gli aspetti di ricordo della storia cooperativa, ma anche di guardare al futuro e di proporre questo progetto di aiuto all'occupazione giovanile e di sostegno a nuove imprese cooperative, un po' riprendendo le motivazioni che hanno portato nel 1945 i cooperatori di allora, i nostri padri fondatori, a fare da loro, insomma, no? Rispetto a una situazione che vedeva una penuria di beni di consumo. In questa situazione i padri fondatori decisero di costituire la cooperativa che poi, con le vicende successive, è diventata Coop Liguria. E allo stesso modo noi aiuteremo coloro che decidono di fare da loro e quindi di darsi una prospettiva di occupazione in nuove imprese cooperative. Di questi 70 anni della vostra storia, che cos'è che vi portate dentro, che ritenete più utile, magari per i prossimi 70? Ma i due principi fondamentali della cooperazione, i nostri valori di impresa cooperativa, quindi di un'impresa che promuove la partecipazione dei soci, che cerca di estendere la base sociale. Noi ormai siamo diventati con una base sociale molto ampia di oltre 550.000 soci e quindi questo è il primo valore, un'impresa a larga base sociale che stimola la partecipazione, che cerca di offrire prodotti buoni, sicuri, a un prezzo conveniente e che poi ha una serie di iniziative per cui sostiene la comunità nella quale opera, tutte le nostre iniziative sociali. Fra queste c'è anche oggi questo progetto per la costituzione di nuove imprese cooperative.